Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Federpharma Channel. Numero di abitanti per località o agglomerato rurale in cui opera la farmacia, fatturato totale della farmacia al netto dell'IVA, distanza dal capoluogo di provincia più vicino e numero di turni notturni svolti, sono questi i quattro criteri approvati dall'Assemblea del Sunifar per la determinazione dell'indennità di residenza. Silvia Pagliacci, presidente del Sunifar, si è detta molto soddisfatta dell'esito, con una votazione che ha avuto solo 3 contrari e 3 astenuti. Il testo è atteso adesso dal tavolo del SISAC. E passiamo ora al rapporto di cittadinanza attiva, politiche della cronicità. Dal documento redatto sono emerse varie criticità di sistema, quali l'insufficiente integrazione ospedale-territorio, le liste d'attesa, l'assenza dei farmaci innovativi nella distribuzione territoriale e la possibilità di prescrizione da parte del medico di medicina generale. A concordare con queste problematiche anche Andrea Mandelli, presidente della FOFI, che ha sottolineato come vi siano molte delle difficoltà che anche la stessa professione sta denunciando ormai da tempo. Il rapporto, ha dichiarato Mandelli, evidenzia una forte disparità tra le regioni nell'accesso all'assistenza. E passiamo a Federpharma Brescia, che rinnova le cariche associative. Le votazioni, svoltesi in vari giorni e concluse lo scorso 24 maggio, riguardavano le nomine del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Riconferma per Clara Mottinelli come Presidente del Consiglio e di Francesco Paracini come Vice. Conferme anche tra i Revisori dei Conti con Marco Razzi, che resta Presidente. Passiamo da Federpharma Brescia a Federpharma Enna, dove si è tenuta la 5ª edizione del Caduceo. La manifestazione organizzata dall'associazione ogni 3 anni, in collaborazione con l'Ordine regionale dei farmacisti, rappresenta un punto di riferimento per la realtà locale, che tutti i giorni deve fare conti con il rischio di paesi che restano senza farmacie. Giorgio Scollo, presidente di Federpharma Enna, ha sottolineato quanto sia importante il confronto con le istituzioni su argomenti riguardanti il tema salute. Al Caduceo hanno partecipato anche Marco Cossolo, presidente di Federpharma, e Silvia Pagliacci, presidente Sunifar, insieme a Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e a domani per una nuova edizione del TG. Arrivederci!